39 voti favorevoli, un astenuto e nessun contrario, è arrivato l'ok dell'Assemblea Capitolina alla mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari con cui si impegna il Sindaco di Roma ad impedire che sul territorio romano vengano eretti mausolei o siano riservati luoghi a futura commemorazione di persone che si sono macchiate di crimini contro l'umanità. La mozione, dedicata al 70° anniversario della deportazione degli ebrei di Roma, impegna inoltre la Giunta e il Sindaco anche a promuovere ogni iniziativa idonea a contrastare l'odio e l'intolleranza razziale in ogni sua forma. Soddisfatto dell'iniziativa Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Mai come questa volta abbiamo sentito la città in prima linea sulla battaglia, non lasciandola il mondo ebraico a farla da soli. Quindi io ringrazio tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale di aver dato pieno coraggio, senso di responsabilità, soprattutto di non aver fatto una legge ad personam, perché non è nei confronti del boia e delle forze addatine, ma evitare che possano sorgere mausolei di pellegrinaggio in qualunque luogo della città e per qualunque tipo di criminale che si sia macchiato di crimini contro l'umanità. Questo vale anche per i posteri. Il voto di astensione arriva dal consigliere Riccardo Maggi della lista civica Marino, che ha spiegato così il suo gesto. È un valore che si riconosce che a tutela dei diritti di tutti, dei diritti umani, e quindi la legge non deve essere legge ad personam, ma così come non ci devono essere eccezioni della legge ad personam. Il fatto di aver visto invocare subito, immediatamente, appena avvenuto il fatto, da parte del sindaco Marino, una eccezione, secondo me ha creato una grossa confusione. E dal mio punto di vista è stato un errore, lo considero un errore, non si sono sentite voci alte come si erano sentite negli anni passati durante il processo proprio a Pripke del rabbino capo Toaf, che non aveva mai parlato di perdono rispetto, figuriamoci, rispetto a questi eventi tragici e agli autori di queste stragi, ai boia nazista, ma aveva parlato di legge e di umanità.